Buongiorno a tutti, la nostra piccola Flora sta. Tu vai a scuola, immediatamente vai a scuola. Ha perso la scuola. Mamma mia, piccola peste. Ecco il papà che gioca con la piccolina e lei che ha perso la scuola. Ecco, e adesso? Allora, mandiamo, intanto facciamo mangiare la povera Maya perché ha molta fame. Quindi vediamo se ci dovrebbe essere qualcosina di ancora buono. Sì, prendi una porzione. Lei com'è messa? Lei è messa abbastanza bene. Lui, ok. Allora, i gattini. Cos'hanno? Non dirmi che c'è. Mamma mia, hanno fame forse? Allora, lui è bacon, quindi bacon avrà fame. Riempi e chiama l'animale bacon. Lui è bread, quindi riempi e chiama l'animale bread e qui chiama l'animale per mangiare egg. Così vediamo se è questo che dava fastidio ai nostri gattini. Poi io la mando nel regno magico per comprare i regali alla sua bimba che sta diventando una bambina. Lei poi ripulisce qui e il gattino non deve salire sul tavolo. Bravo che sei sceso. Poi tu ripulisci, amore, appena hai finito di mangiare e la tua sorellina diventa grande come te, per un po' potete giocare insieme perché tu ancora ti manca, ha voglia, sì, vabbè, 44 giorni, io ho la vita lunga, ma è lunga esagerata, d'altronde preferisco averla lunga e fare i passaggi di età quando fa comodo a me. Allora, non era la fame? Cosa c'è allora? Cosa c'è? Sì, per lui era la fame, perché lui non mangia? Ecco, perché deve litigare? Ci avete un figlio insieme, perché devi litigare con Egg? No, non sta bene, non sta bene perché ha vomitato. Allora, dagli la pastiglietta, basta però, basta litigare, ma guarda un po', ma robe da matti, ma robe da matti. Allora, dai un dolcetto del veterinario, dolcetto del benessere. Santo cielo, e poi strofinamento qui, mi fate perdere un sacco di tempo. Lei deve andare nel regno magico a scegliere magia, strofinamento, a scegliere il regalo per la piccolina, perché la piccolina, se vi ricordate, è magica. Ecco, mo c'ha Compra fame. bacchette, tomi e famigli, regalerà il primo famiglio alla sua Flora, non il corvo, il gufo di Sixam è abbastanza, però per la bambina il pipisfoglia è il più simpatico. Tomo del ladrocinio, noi ci abbiamo tutto e qui poi le regalerà la bacchetta della foresta silvestre e le regala anche questa. E adesso puoi tornare a casa, Tabita, tanto per ora non hai a che fare niente, qui c'è da organizzare la festa. Eccoci qua, adesso arrivata a casa, deve raccogliere i prodotti della terra, ma lei fa la supervendita anche di questi qui, supervendita e supervendita. Ok, intanto il papà sceglie un regalo completamente diverso per la sua bimba. Lui, non essendo magico, sa che la figlia è magica, però non gli interessa regalarle, acquista regali, non gli interessa regalarle cose,
inerenti alla magia. Quindi le regala intanto il diario privato, sì, ce l'ha anche la sorella, però qui possiamo scegliere, vabbè, poi glielo cambiamo di figurine. E poi vediamo cos'altro c'è. Le regala. No, direi che a questo punto potrebbe regalare. Io vorrei che giocassero un po' a quei vuoto mostri, perché non ce li faccio mai giocare ai vuoto mostri, il giocattolo di peluche. Ok. Poi le comprerò a loro i vuoto mostri e così. Ok, questo non so più dove appenderli, sinceramente, sti affarini qua. Ne fanno talmente tanti. Vediamo se sta qui. No. E vediamo nell'ingresso se c'è un muro vuoto. Sì, qua ci dovrebbero stare. Perché almeno può andare avanti. Niente, ma perché? Oh, finalmente. Ok. Vediamo se lei ha da ritirare qualche distintivo. No. Quindi visualizza l'avanzamento del distintivo. E da domani la piccolina raggiungerà la sorellina e per un po' vivranno insieme da sorelline più o meno coetanee. E poi devi fare i compiti tesoro, va bene che è sabato, però poi te li togli subito dalle scatole così tanto li fai velocemente tu e magari ti cambi di abito perché stare vestita col cappotto dentro casa non è che vada molto bene. Anzi, prima di fare i compiti ti cambi di abito e poi fai velocemente i compiti. Allora, a lei ne ha completati, siamo come l'altra volta, 5 giovani per la scienza. Bisognerebbe che, allora, visto che c'è il compleanno della sorellina, il papà, le regala anche il tavolo per non fare ingiustizie, cioè ingiustizie no, perché il compleanno è della sorellina, però per accontentare anche Maya. Prenderà un tavolo scientifico. Eh già, io non vi ho fatto vedere la loro gita a Sulani, per quello che hanno tutti questi. Vabbè, vi metterò qualche fotogramma, magari vediamo. Hanno passato la loro giornata a Sulani, le bambine si sono divertite a costruire castelli. Lei ha fatto un po' di incantesimi a destra e a manca e lui ha pescato, non è riuscito a pescare né il pesce rosso né il salmone per le pozioni di Tabita, ma oggi non pensiamo alle pozioni, pensiamo alla festa. Quindi tu adesso mi cucini. Per una volta tanto cucini e non so se mi. Sì, beh, c'è cioè il livello 5. Mi cucini una bella torta e io farei quella invernale. Torta al cocco. Ed eccoci al giorno del compleanno e Brad è fuggito di casa, quindi fra poco metteremo un annuncio sul computer. Fuggono un po' troppo spesso questi animaletti, bisogna coccolarli in continuazione. Non mangi? Sì, ha mangiato. Ok, tu fai la pipì e poi ti prendi una porzione. Piccina, tu sei sempre triste, amore, però. Non vale, eh? Ok. Lei ha avuto il suo tavolo scientifico, per cui intanto la facciamo esercitare a sperimentare, così si guadagna un altro bel distintivo dopo 5 volte che ha sperimentato. Sì, Gioia, sai che sul tavolo non puoi andare, però perché sei triste tu? Lo so, tesoro, metti un annuncio. Vedete, bisogna sederci.
e poi farle usare il computer. Altre scelte, pubblica un avviso sull'animale scomparso e così ci facciamo il compleanno di Flora da triste, non va bene. Allora, salmone crosta d'erbe, nemmeno l'ha mangiato perché è triste, quindi lo mettiamo in frigo e facciamo pulire a lui oggi. Riponi e ripulisci, così è tutto pronto per la torta di compleanno. La piccola, no, deve prendersi il mangiare anche lei. Poverina, è rimasta senza, no! No, come non detto, amore, metti. Ah, giusto, prenditelo, va. Prendi una porzione, dai, l'ha presa, l'ha presa, l'ha presa. Ok. Perfetto, alle 11 scatta il compleanno. Non ci sono molti invitati perché lo fanno in famiglia. Conoscono parecchie persone, ma nessuna da dire così importante da invitare alla festa di compleanno di Flora. Maya sta esercitandosi, così si guadagna un pezzetto di distintivo e qui andiamo bene. Facciamo gli eventi a festa di iniziamo. Ok, soffia sulle racconta barzellette con la tristezza che c'è in giro. Suona strumenti per un'ora, ma che è sta storia? E tutti tristi, fantastici. Ma no, ma t'ho detto riponi! Mamma mia, sto... Oh, Dio, Neville, t'ho detto riponi! Allora, cominciamo a raccontare barzellette. Racconta una barzelletta a chi? A lei? Non so io, altre scelte. Buffo, racconta una storia buffa, spero che valga per... E prepara una porzione multipla, la preparerà Neville che essendo triste farà una schifezza, però cucina e cucinami, la torta l'ha già fatta tua moglie, cucinami dei tramezzini BLT formato famiglia, ok? Vale la barzelletta, la storia buffa? Poi... Lei ancora sta smanettando, per cui ancora non può raccontare barzellette e si racconteranno. Intanto ripulisci poi, Gioia, eh? Vediamo magia, incantesimi, infernità. No, non c'è, pulisci. Quindi, ripulisci. Ok, e fra poco apriamo la torta. Lui prepara la porzione multipla, così prima fanno la torta, ovviamente, così cresce. Sono curiosa di vederla da bambina lei. Secondo me, eccola lì, è triste per il gattino. Tesoro, lo so. Ah, qui c'è un pesce pagliaccio, sì, pesce pagliaccio, no? Nemo è un pesce pagliaccio, aveva pescato anche questo, sì, pesce pagliaccio. Ok, guardate che bell'acquario. Va bene, aspettiamo il momento di spegnere le candeline. Voglio e là, tristi ancora. Hai finito? Hai sperimentato? Bene, vai giù e no, racconta barzellette. Allora, rallegra il tuo papà e gli racconti una barzelletta sui cartoni animati. E invece la piccolina ancora non sa raccontarle barzellette. Ah, vediamo quanto è arrivata. Le manca. Comunque avrà un buon punteggio lo stesso. Dai, pensiero 4, comunicazione, facciamole arrivare a 5 almeno la comunicazione. Dov'è lei? Racconta una barzelletta toc toc. Altre scelte, buffo, racconta una barzelletta toc toc. Arrivi tu tesoro? Basta sperimentare, basta, va. Ecco che ha raggiunto almeno il 5 in comunicazione.
ha raccontato la barzelletta Toc Toc. Però non me ne vale nemmeno una di quelle lì. Boh, vabbè. Ok, lui deve raccontare una barzelletta. Tiriamo fuori la torta. Amore, ti vedo per l'ultima volta così piccina. Che sei stupenda. Non mi sembra tanto cicciotta, anche se ha mangiato hamburger praticamente tutta la sua vita. Racconta barzellette, non vale per niente. Oh, a sto punto del punteggio della festa non ce ne può fregare di meno, Per culla. No, vedi, racconta barzellette, non vale. È fantastico. Oh, sono buggate anche le festività. Adesso è l'ora di spegnere le... Ah sì, è valsa la barzelletta. Vabbè, abbiamo tempo. Allora, altre scelte. Aiuta a soffiare sulle candeline Flora Tabita Salem. No, salta il raduno degli scout. Gioia, è il compleanno della tua sorellina. E saltalo, ho detto saltalo perché continua a lampeggiarmi. Tutti qui a festeggiare. Ma ha già soffiato? Perché l'ha messa giù? Perché l'ha messa giù? Non ha soffiato. Allora, chiedi aiuto per so- sempre così i compleanni, Sempre così i compleanni, non c'è niente da fare. Compleanni dei toddler sono una delle cose più artificiose e difficili da fare. Eccoci qua. Oh, la foto ci vuole. Facciamo un po' più indietro che si veda anche la torta. Ecco qua. Sì. Ok, vai. Con gli occhi chiusi è venuta, ma insomma. Ok, vediamola un po'. Allora, lei ha due in tutto. Ah, vabbè. Oh, ok. E allora, avendo due in tutto, non mi sembra stupenda, sarà la pettinatura. Le facciamo quella motoria o sociale. Per una incantatrice è meglio quella sociale, che fa amicizia con tutti. Ed è una bambina no, vegetariana, facciamo di no, che ama l'aria aperta sicuramente. Ok, la pettinatura è terribile, però lei mi sembra molto carina. Sì, devo dire che è molto carina, molto scura di capelli. Sì, amore, dai, dividetevi la torta, forza. Facciamo il gruppetto. Dai, gruppo con papà, che ha mandato un pochino giù la pancetta. 1, 2 e 3. E mangiate la torta. Prendi un pezzo insieme. Tabita, se hai fame, prenditi un pezzo di torta. Che questo è andato a ma... Oddio, il piatto volante. È il piatto. È strano perché non ho il move object, fra l'altro. Ok, suona strumenti musicali per un'ora, se lo possono scordare, per quello che mi riguarda. Facciamo, gioca una partita, va benissimo, con il sim festeggiato. E adesso prima facciamo la distribuzione dei regali. Mi sembra molto carina lei, alla fine facciamo il cast, alla fine. Che bel rapporto che ha con la sorellina, fantastico. Allora cominciamo. Il papà
le fa il regalo, intanto bacia sulla guancia appena hanno finito di mangiare la torta, bacia sulla guancia. Poi mangia la torta, l'abbiamo fatto, manca lei che mangi la torta. Prendi un pezzo, su. Oh, lui la bacia sulla guancia. E altre scelte amichevole, dai il regalo di compleanno e lui le ha preso perché il diario l'ha passato l'ha comprato da parte di Flora. Giocattolo di peluche. Mangiati la torta così arriviamo a 4. Oh, bene. Poi la sorellina le abbraccia affettuosamente, dice adesso com'è? Sei contenta? Sì, è molto contenta. La sorellina la abbraccia, le dice benvenuta fra noi bambine che dobbiamo fare i compiti. Oh, ciao sorella. E poi le dà il suo regalo. Amichevole, dai il regalo, un regalo di compleanno e lei c'ha il diario che gliel'ha passato il papà. Dai, e vediamo se le piace il regalo. Poi tocca alla mamma farle i due regali magici. Grazie sorellina. Sì, un bel regalo, grazie sorella. Sì, oh, e lei ha anche guadagnato un po' di quello del ricambia. E adesso tocca alla mamma, amichevole, abbraccia affettuosamente, benvenuta, ben cresciuta, c'hai mocassini da maschietto, dobbiamo proprio cambiarle il look. E dopodiché, altre scelte amichevole, dai il regalo, che fraterno, regalo di compleanno, e lei gli ha preso la bacchetta magica. Dov'è? Vediamo, forse fra le ultime cose. Le ha preso il globo familiare, che sarà solo tuo, e altre scelte amichevole. Dai il regalo, regalo di compleanno. Vediamo. Evviva! L'argento abbiamo preso. Ti piace il globo familiare? Sì. E adesso la bacchetta magica. Altre scelte, amichevole. Dai, regalo, regalo amichevole perché non c'è più il compleanno. E la bacchetta magica della foresta. Dov'è finita? Eccola qua. Vediamo come si apprezza. Sei un'incantatrice per DNA, gioia mia. Vediamo. Sì. E ride. Bene, tutti graditi i regali, fantastico. Tutte le interazioni che dovevamo fare le abbiamo fatte perché c'è sparito quello lì, ma abbiamo preso l'argento, non ci interessa, anzi l'argento. Buon compleanno dei palloncini, vabbè, ce li venderemo allegramente. Eccola qua. Ha una faccia un po' strana, piacevole direi, bella, però buffa, ha una faccia strana. La sistemo. Allora, eccoci qua. Lei scaglia incantesimi ogni tanto, ragazzi, per chi non ha mai avuto figli con la magia. Già da bambini scagliano incantesimi, quindi le ho messo questa pettinatura, ha una faccia molto facciosa lei, e questo è il suo completino da tutti i giorni, il 2 non mi ricordo, infatti non gliel'ho fatto il 2. Ah, ecco, questo è il primo già, ora che fa freddo, il 2 quando farà caldo, no, glieli dovrò cambiare. Poi l'elegante, per ora che fa freddo, poi cambieremo. Il completo da ginnastica, la notte, la festa, costume da bagno,
per quando fa caldo e due per il freddo, che sono tutti e due quelli nuovi del pacchetto festività. E sono stupendi, ragazzi. Sto pacchetto festività ha messo due. Questo per stare in casa, anche se è un po' pesantuccio, però con sti stivali che sono una meraviglia. E due per uscire, anche questo è nuovo del pacchetto festività, è bellissimo. Con gli stivali azzurri è tutto bellissimo, veramente belli. Quindi, eccola qua la nostra Flora. Allora, io già che ci siamo, voglio fare una prova, vedere se puoi insegnarle la magia. No, no, no. Malizia, buffo, perfido. Vediamo su genitorialità, magari. Metti a letto, sprona, vediamo se c'è sprona, tipo lo sviluppo di abilità. No, sprona a fare i compiti, sprona a dormire. No, niente, però lei scaglia incantesimi, quindi non ha ancora l'opzione magia, però l'ho vista scagliare incantesimi. Vediamo se può usare la bacchetta magica. Collocane, usa sempre le bacchette, intanto glielo diciamo. E vediamo se può. Lega il famiglio. Lei può legare il famiglio. Affleck. Ma sì, lasciamo Affleck. Ok, lei c'ha il suo famiglio. Sa se può, magia. Magia, può fare famigli. Può invocare il famiglio. Ragazzi. C'ha qualche interazione magica da fare. Vediamo com'è messa. Ok, andate pure a nanna. E io penso di potervi salutare qui. Oh, Maya, Tabita, intervieni tu. Magia, incantesimi, riparazione, vai. E così le tue figlie, ho già cambiato la cameretta, ho tolto tutte le cose da neonati. Le ho aggiunto questa cosa qui, il set da gioco medico, le ho aggiunto la scrivania, la libreria era qui, l'ho spostata e c'è il lettino uguale alla sua sorellina. E adesso mi dispiace per Maya, povero amore, lei non ce l'ha la magia. Però appena diventa adolescente la faccio diventare un'incantatrice di pozioni. E la sorella invece diventerà, perché è triste, piccina, che c'è? Ah, il gattino, ok, torna amore, stai tranquilla che ritorna. Le bimbe sono a dormire, sono due sorelline che si vogliono bene, meno male. E vi saluto, alla prossima puntata, al prossimo episodio. Ciao a tutti, ciao ciao!